Cos'è questo sguardo serio? Buongiorno Stefano Morini. Buongiorno a tutti. Bentrovato. Questa volta la facciamo in piedi, ritto si direbbe, no? Sai, visto che è pieno di militari in giro, tu sei un po' colonnello, no? No, non lo so. Devi chiedere agli atleti. Allora, se chiedo agli atleti passi direttamente al generale, perché insomma il Moro Morini è uno che pretende molto. Ordine e disciplina. Beh, come tutti, sennò non sarebbe una cosa seria. Sai, quando uno parte con le braccia incrociate un po' sulla difensiva, ma penso che si possa tranquillamente partire da dove? Da dove ti pare. Partiamo dall'Euro Junior a luglio. Insomma, c'è una concentrazione di eventi a Roma. C'è una concentrazione di eventi importante, perché fine mese gli assoluti. Poi ci dovrebbero essere gli europei a Budapest, poi si ritorna, dico bene, si fa un po' di altura? Sì. A Livigno, mi confermi? No. No. E dove, scusa? Vasca da 50. Ah, giusto, quindi a Livigno non c'è la vasca da 50, quindi non si può fare. Quindi dove si può fare l'altura in Italia in vasca da 50? Da nessuna parte. E quindi si andrà all'estero? Certamente. Sì, monoparola. Vabbè, comunque continuiamo. Andiamo al Sette Colli per preparare un'Olimpiade. Andiamo al Sette Colli di passaggio, perché le Olimpiadi sono un mese dopo circa. Qual è il termometro della situazione, Moro? Tuo, di vasca? Per quanto mi riguarda, i ragazzi stanno riposando e piano piano dovrebbero entrare in forma, sempre col condizionale, perché quando si arriva a questi periodi ci sono sempre tante variabili. Hanno lavorato bene, chiaramente da dicembre, perché ottobre e novembre è stato consumato col coronavirus, e da dicembre ci siamo allenati bene. Non abbiamo fatto nessuna altura e per la prima volta negli ultimi 10 anni. Vabbè, questo per colpa del Covid, e andiamo agli assoluti con i ragazzi che hanno intenzione di fare bene, e vedremo cosa succede. Dopo Pasqua partiamo per Livigno fino alla fine del mese, poi faremo i campionati europei di Budapest, ritorniamo da Budapest, partiremo per una seconda altura in Francia, su Pirinei, Port-Romeu, Vasca da 50, e non ci sono mai stato, che penso sarà un'ottima esperienza. A quanti mila metri sono? Non è altissimo, è 1800 metri, non sono montagne molto alte in questo momento, però non si poteva fare altrimenti, perché si era nevata stracolma delle altre nazioni, e poi non era a caso quest'anno di andare negli Stati Uniti a Flagstaff. Dopodiché faremo il Sette Colli, e mi pare, se non sbaglio, il 10 o il 12 di luglio ci sarà la partenza per raduno a Tokyo, e poi l'Olimpiade. E poi si vedrà, insomma, in qualche maniera, però si va sempre ripetendo che questo è stato un anno particolare, unico nella storia dello sport, del nuoto in particolare, perché un po' ha stravolto, no? Forse la concezione allenante, quello che tu avevi scritto peraltro sui tuoi appunti, sulla tua programmazione allenante. Ma poi vedo che alla fine in qualche maniera si recupera un po' tutto anche con le alture, no? Sì, nel programma esiste queste due alture, è chiaro, bisogna avere gli eventi, la federazione ci permette di fare queste alture, questi collegiali, però c'è sempre il punto interrogativo di come andiamo avanti con la pandemia. Tu sei stato generico parlando di ragazzi, ma ragazzi sono evidentemente i Gabriele Detti, Marco De Tullio, cioè un po' le tue punte. Come stanno, andando sullo specifico dei due? Beh, stanno tutti bene, non solo loro, ma stanno bene tutti. Di Tullio, di Cola, Zuin, Proietti, Detti, quelli che si stanno allenando con me
in questo momento stanno cercando di riposare piano piano e Lamberti, scusate, stanno. A proposito, molto facciamo bene. I saluti a papà Giorgio. Sì, sì, sono contato tutti i giorni. Sta meglio? Sì. Sta ritornando fuori. Purtroppo un po' tutti nel mondo del nuoto sono passati, chi più chi meno. Anche tu hai avuto qualche problema tecnico con il Covid, no? Sì, sì, anch'io, però niente di che. Sono passato bene, con un po' di difficoltà, però è stato un mese un po' particolare. Tu sei una vecchia roccia. Abbiamo fatto anche questa esperienza. Ritornando sul discorso dei tuoi atleti, De Tullio l'ho trovato una settimana fa molto, molto su di giri, molto sul pezzo, molto voglioso, vista anche la giovane età, di fare bene, di fare risultato. Non si è nascosto, ha detto che a partire da Riccione vorrà dire la sua. Insomma, come la vedi questa effervescenza giovanile? Non è un'effervescenza. Chi si allena tutti i giorni sa quello che vale, sa quello che fa, i tempi che vengono richiesti e i tempi che vengono fatti. Piano piano, da aprile, inizieremo le bracciate vere e proprie per arrivare alle Olimpiadi. È chiaro che nel 2019 ha fatto la sorpresa di arrivare in finale, quinto, ai mondiali, e vogliamo e si crede che possiamo fare e cercare di fare bene anche a Tokyo. Senti, De Tullio, cosa manca, se manca ancora qualcosa per fare il salto di qualità internazionale che immagino tu abbia già in testa? Ma gli manca ancora anni di allenamento in confronto a Gabriele, in confronto ai più quotati nuotatori italiani. Morini, è stato un piacere. Grazie. Siamo partiti un po' così, siamo sempre con le mani conserte, quindi sai che dal punto di vista comunicativo vuol dire un po' di chiusura, ma so che tu inizi un percorso un po' travagliato, perché quando ti avvicini, io ti conosco bene, alle grandi, i grandi appuntamenti, incomincia a diventare un po' come Draghi, parli poco. Ma non è assolutamente vero, anche perché i grandi appuntamenti non ho vissuti per 20 anni, i grandi appuntamenti sono quelli estivi. Sono i grandi appuntamenti degli europei estivi, dei mondiali estivi e delle Olimpiadi. Il resto è sempre un passaggio, più o meno si cerca di fare bene, di onorare bene anche queste altre manifestazioni, perché è giusto che noi ringraziamo sempre, anche attraverso i risultati, la Federazione Italiana Nuoto, che ci permette di lavorare bene e a massimi livelli. Senti, ti posso punzecchiare un attimo? Ma tu ci pensi a un oro sugli 800? Cioè, è possibile secondo te che esca fuori dal cilindro magico? Perché sarebbe fantastico nell'epopea Morini il 1500 di Paltrinieri a Rio e qualche anno dopo anche gli 8. Beh, insomma, io sono già soddisfatto dopo aver vinto 3 medaglie a Rio. E nel ciclo di Ostia siamo su 78, se non sbaglio, medaglie internazionali. Se, tutto quello che viene dopo è sempre gradito e faremo di tutto per cercare di essere sul pezzo sempre. Però è chiaro, ci sono anche gli avversari sono sempre... Sono un po' nascosti ultimamente, no? Si vede, cioè tu li come fai a monitorare gli avversari, a capire A me queste diatribe non interessano granché. A me interessa allenare bene i miei e tenere sotto controllo i miei. Se gli altri andranno forte, tanto di cappello, perché c'è in giro per il mondo tanti bravi allenatori e tanti bravi atleti. Bisogna stare attenti, perché tutti gli anni cresce qualcuno. Ci sono delle nazioni molto giovani, tipo la Gran Bretagna, che sta facendo bene da diverso tempo, però ora questa sarà l'Olimpiadi che probabilmente dovrà consacrare il lavoro che hanno programmato da dopo Londra, che è già qualche anno, e poi ci sono sempre le incognite, i vari cinesi, perché no, i giapponesi che giocano a casa, gli australiani, che ora in questo momento stanno vivendo l'estate e che si stanno allenando anche così al sole, che è sempre un piacere.
È stato un piacere, Moro. Come dire, buon'acqua e alla prossima con Swim Biz. Grazie, arrivederci. Ciao.